Amici followers, nel video di Elden Ring che stiamo per analizzare parleremo del nuovo trailer del DLC Shadow of the Erdtree 3, rilasciato 2 giorni fa. Esamineremo i dettagli, inclusa la data di uscita e quanto è stato annunciato per il gioco in futuro, approfondendo alcuni dettagli che abbiamo appreso da questo fantastico trailer. Inizierò con una breve panoramica della trama del gioco basata su questo video, ma prevedo di realizzare altro contenuto più avanti, poiché richiederà un po' più di tempo per sviscerare tutto ciò che è stato mostrato e non voglio affrettare la creazione di un video sulla lore che non spieghi bene nulla. La prima cosa che sappiamo è che si tratterà di un mondo completamente nuovo. Non si svolgerà nell'Interregno, ma in qualcosa chiamato la Terra dell'Ombra o il Regno dell'Ombra, di cui non conosciamo molto al momento. Sappiamo che Michella c'è andato. Potrebbe essere il sogno di Michella, ma al momento non sappiamo molto di più. Tuttavia sappiamo che giocheremo su una mappa separata dal gioco base. Non sembra che sarà parte di una mappa che si sblocca, ma più probabilmente saremo trasportati lì tramite il trono di Mog, dove si trova uno dei boss del gioco base, una cosa che avevamo già visto anche nei Souls precedenti. Probabilmente entreremo nel DLC dal trono di Mog, appunto, nella parte del gioco in cui si trova questo boss. Potremmo raggiungerlo abbastanza presto nel gioco e sembra essere un punto strategico per essere portati nella zona del DLC. Quanto sappiamo sulla Terra dell'Ombra è che è una terra flagellata da una battaglia senza nome e avvolta dalle fiamme di Mesmer. Mesmer è il personaggio che vediamo sulla copertina del DLC e sulla statua di una delle edizioni da collezione. Molti speculano che possa essere Michella, ma personalmente penso che potrebbe essere Rykard, soprattutto se stiamo vedendo un periodo precedente alla sua trasformazione nella gigantesca serpe. Ha serpenti intorno a sé e usa la magia del fuoco, quindi non sarebbe sorprendente se fosse lui. Al momento non lo sappiamo con certezza, ma sappiamo che questo personaggio gioca un ruolo importante nel DLC, come mostrato molte volte nel trailer. Michella si è anche recato nelle Terre dell'Ombra e quando lo ha fatto, si è privato della sostanza, della forza, della discendenza e di tutte le cose dorate. Non sappiamo molto su di lui, tranne il fatto che è completamente cambiato e potrebbe non essere riconoscibile come il Michella che conosciamo. Potrebbe essere il personaggio dai capelli rossi visto nel trailer, considerando le sue trasformazioni precedenti? È stato menzionato inoltre sul sito web che nel DLC questa particolare area del gioco offrirà una connessione fluida tra l'open world e i dungeon. Questo rappresenta una significativa miglioria per coloro che hanno giocato la versione base, poiché non era possibile transitare senza intoppi in cooperativa da un dungeon all'altro. Era necessario rievocare il personaggio a causa della mancanza di fluidità in questo processo. Sappiamo che nella sezione del gioco chiamata Shadow of the Erdtree del DLC, questa caratteristica sarà presente in modo impeccabile in quell'area specifica. Non è ancora chiaro se sarà retrocompatibile con altre zone del gioco, ma almeno la nuova area presenterà questa innovazione, rendendola assolutamente straordinaria. Incrocio le dita affinché ci sia retrocompatibilità da questo aspetto. Il sito web dichiara che ci saranno nuove armi, nuove attrezzature, abilità di armi e magie. Tutte queste cose sono ciò che rende Elden Ring così apprezzato, e avere ulteriori opzioni significa ancora più varietà di gioco. Ci saranno anche nuovi nemici e nuovi boss, come mostrato nel gameplay, ci sono nuove trame con altri NPC da scoprire, quindi per chi è appassionato di lore ci sarà molto di cui gioire. Una cosa che ha attirato particolarmente la mia attenzione sul sito web è la menzione dei nuovi poteri. Questo mi interessa perché è separato dagli altri elementi come armi, attrezzature e abilità di armi che condividono più o meno lo stesso paragrafo. Nuovi poteri è citato separatamente e potrebbe riferirsi ai nuovi poteri che si ottengono. Nel trailer vediamo alcune di queste cose accadere durante il combattimento e non so se si riferisca in particolare proprio a questi nuovi poteri o se invece sono semplicemente delle nuove ceneri di guerra o altre abilità magiche. La data di uscita annunciata per Shadow of the Erdtree è il 21 giugno, esattamente o quasi 4 mesi da ora, a seconda del momento esatto del rilascio. Dovrebbe darvi abbondante tempo per prepararvi mentre il sottoscritto ritornerà nell'Interregno per completare l'ennesima run. Immagino ci saranno altri trailer del gioco, ma penso che questa sia una finestra temporale molto buona. So che molte persone speravano che uscisse prima, me compreso, dato che Elden Ring è uscito circa 2 anni fa, ma non ci sono molte uscite in questo periodo dell'anno, quindi penso che molti giocatori non dovranno decidere quale gioco giocare in quel momento e potranno concentrarsi solo su Elden Ring. Jamma Games, mi dispiace, ma Elden Ring ha la precedenza su Enotria. C'è davvero molto da analizzare in questo trailer e ho dovuto guardarlo tante volte prima che il tutto si sedimentasse.
ci sono tante cose che accadono, e cercare di collegare il dialogo a ciò che si vede sullo schermo è qualcosa di particolarmente confuso. Probabilmente affronterò questo nei prossimi giorni, spero, cercando davvero di capire e ottenere più informazioni possibile, almeno dal punto di vista della storia e anche dal punto di vista del gameplay, su cosa stia davvero accadendo. Il trailer ad ogni modo si presenta davvero ricco di contenuti. Ad esempio c'è una scena in cui viene eseguito un calcio come nelle arti marziali e mi chiedo se questa cosa sia riconducibile ai nuovi poteri menzionati oppure una semplice e nuova cenere di guerra. C'è un'altra scena in cui viene mostrato un balzo in volo con tanto di ali spiegate per poi colpire in picchiata con la spada. Potrebbe essere un'altra cenere di guerra? Potrebbe essere un incantesimo? O potrebbe essere appunto un nuovo potere? Ci sono cose del genere che attirano davvero l'attenzione e ovviamente il boss principale, il personaggio che non riconosciamo immediatamente ma sembra in qualche modo familiare, sta chiaramente attirando l'attenzione di tutti i giocatori. In sintesi, ragazzi, questo riassume il cuore di ciò che abbiamo imparato dal trailer, sia dal punto di vista dei meccanismi di gioco che dagli elementi della storia. Probabilmente affronterò ancora questo tema, visto che l'hype che ha generato in poche ore è qualcosa di estremamente tangibile. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra e se vi è piaciuto il trailer e se state aspettando con impazienza questo DLC. Io vi ringrazio come sempre per la visione, mi raccomando mettete un like al video ed iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!